Bentrovati a questo approfondimento sul porto di Trieste con il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino. Buonasera e bentrovati innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti voi. Allora, prima di andare sui dati, sui progetti, su quello che è anche il futuro del nostro scalo, che vive un momento, insomma, particolarmente felice, è naturale che nell'ambito di una trasmissione come questa la prima domanda, anzi la prima precisazione sia sulle, diciamo così, conseguenze dettate da questa allerta coronavirus, in particolare, diciamo così, nell'arrivo delle navi in porto, nelle misure di sicurezza che tra l'altro sono scattate con largo anticipo rispetto a quella che è stata l'ordinanza che poi ha cambiato, diciamo, il modo di vivere in questa settimana, la chiusura delle scuole e il resto. Quindi chiedo un attimo, diciamo, ad Agostino di fare il punto su questa situazione, tenendo presente che già nel decalogo che è stato diffuso dal Ministero, della Salute si chiarisce in maniera molto, molto appunto, lampante, evidente che le merci non trasportano il virus e i prodotti made in China, stesso discorso, quindi possiamo stare tranquilli. Esatto, per cui aggiungo anche sì, siamo intervenuti subito, tra l'altro devo dire anche perché avevamo avuto, abbiamo avuto e continuiamo ad avere una forte collaborazione con la Regione, con l'assessore Riccardi, devo dire c'è stata una forte sinergia, io penso che questo sia uno degli elementi più importanti e in situazioni di questo tipo la cosa importante è dialogare con tutte le altre istituzioni e chiaramente con i soggetti privati che sono coinvolti. Ed è la prima cosa, chiunque poi pensi da solo di risolvere determinate situazioni, secondo me sbaglia e quindi ci applichiamo e ci adeguiamo a quelle che sono le indicazioni che ci vengono date da chi se ne intende più di noi di determinate cose. Questo l'abbiamo fatto subito, sono stati fatti dei tavoli a livello portuale, è chiaro che lì comanda USMAF, nel senso tutti quelli che seguono le questioni sanitarie in porto, definiscono quelli che devono essere i protocolli e i comportamenti, tutti si sono adeguati. Come è stato detto prima, le merci non trasferiscono il virus e permetto di aggiungere che se comunque ci dovesse essere qualcuno che pensa che le merci in qualche modo possano trasferirlo, abbiamo una specie di quarantena, ecco, automatica che avviene, visto che le merci che partono dalla Cina prima di arrivare al porto di Trieste ci mettono ben più delle 2 settimane previste di quarantena Certo. per quanto riguarda il virus, quindi questo non è un problema che ci Si tocca. sanificano eventualmente da Esatto, soli, ci diciamo dovesse così. essere, dico, ma no, non c'è questo pericolo, ma c'è anche questo ragionamento. Il ragionamento chiaramente non vale per le persone, noi non abbiamo traffici, di persone che arrivano da quei luoghi, ma chiaramente però ci sono gli equipaggi delle navi, non sono tantissime persone, sono circa una decina di persone sulle navi, per esempio porta container, e con questi abbiamo applicato tutte quelle misure in modo che non ci siano contatti tra il personale nostro, chiaramente piloti, ormeggiatori, tutti i portuali che poi hanno a che fare con il carico e scarico delle navi e personale che è a bordo. Su questo, ecco, tra l'altro io, essendo anche vicepresidente di ESPO, quindi dell'Associazione Europea, la settimana scorsa avevamo un direttivo a Bruxelles, mi sono reso conto che eravamo gli unici che si erano mossi, cioè su questo fatto che l'Italia in qualche modo si è mossa prima di tanti altri in maniera molto più rigida rispetto a tanti altri, anche nel tema portuale, cioè io mi sono reso conto che parlavo di cose che i miei colleghi di Rotterdam, Hamburgo, Barcellona o altri porti neanche conoscevano e neanche in qualche modo si erano preoccupati di quello che potesse essere l'impatto del coronavirus sulle attività portuali. Quindi ecco, su questo penso che l'Italia abbia, non so se poi questo sia stato un errore o meno, ma sicuramente noi abbiamo agito in maniera molto più rigida rispetto a tanti altri, anche, aggiungo, anche sul tema di quelle che sono la prevenzione e la protezione che abbiamo attuato nei porti italiani. Dal punto di vista invece dei riflessi economici si può già diciamo fare una stima se si fa diciamo, un po' zapping sulle TV nazionali si sentono parlare chiaramente i direttori dei grandi musei chiusi e così via. Il porto quanto paga per questa diciamo, crisi Ma allora, coronavirus? noi al momento, quindi ad oggi, non abbiamo nessun tipo di impatto sul traffico delle merci. Sul numero di navi, per esempio, le linee che noi abbiamo che arrivano dalla Cina,
sul porto di Trieste al momento non mi risulta essere state perse nessuna nave, le uniche perse tra l'altro erano quelle classiche che si perdevano sempre per il Capodanno cinese, quindi non fanno riferimento al coronavirus. Chiaramente, essendoci circa 25 giorni di navigazione tra la Cina e Trieste, probabilmente qualche impatto lo avremo, ma dico probabilmente perché al momento non abbiamo nessun tipo Ce lo di vedremo a segnale. fine Lo marzo. vedremo tra qualche Certo. settimana. Ecco, quindi questa è la cosa che dovremmo vedere tra un po'. Però, dati che noi insomma, a livello statistico teniamo monitorati, non giorno per giorno, ma di ora in ora, in questo momento addirittura ci segnalano dei dati positivi sul container piuttosto che addirittura ecco, su quello che era il traffico su cui avevamo sofferto di più, non ha a che vedere con la Cina, ma il traffico RoRo, per esempio, nel 2020, gennaio e febbraio, sta andando bene. E Infatti un quindi, dato che avevamo dato, no? Cioè il primo, già a gennaio si era vista un'inversione di sì. tendenza rispetto a un calo che era l'unico dato, diciamo, negativo, tra virgolette, nell'ambito di un porto invece che si conferma Esatto. primo porto italiano. Sì, si conferma il primo porto italiano, anche perché devo dire che il mondo della portualità, a prescindere dall'Italia, ha sofferto nel 2019. Non è stato un anno importante dal punto di vista della crescita dei traffici. E quindi non lo è stato neanche in Italia, non lo è stato in Adriatico, soprattutto se andiamo a vedere il settore container, che è poi il settore che fondamentalmente si va a monitorare perché è poi quello che è in qualche modo più collegato anche all'andamento dell'economia. Quindi in qualche modo si guarda il container perché è fortemente connesso all'andamento dell'economia. Ecco. Se andiamo a vedere in Adriatico, Trieste ha avuto dei numeri importanti, gli altri no. Quindi siamo anche in controtendenza. Lo eravamo nel 2019, è chiaro che nel 2020 ci sarà sia un impatto a prescindere dal coronavirus, comunque l'economia non stava bene. Certo. C'era tutto il tema, e chiaramente anche questo influiva e influisce tantissimo, della guerra commerciale, quindi guerra dei dazi, e quindi chiaramente questo va a influire sui flussi commerciali, quindi sui flussi marittimi, e quindi questo in qualche modo influiva sui 2020, e poi aggiungiamo questo impatto del coronavirus, perché adesso a prescindere da quelle che sono le vicende dei porti in generale, è chiaro che sarà l'economia globale a risentirne. Dipende tutto da quello che succederà, diciamo, nelle prossime settimane. Cioè, il tema vero è capire se le grandi multinazionali, le grandi aziende produttive industriali continueranno a mantenere in Cina o meno la loro produzione Che questo industriale. è un tema molto Ma io penso importante che per sia il il tema più futuro. importante di tutti. Cioè, adesso non voglio sminuire quello che avviene adesso o nei prossimi mesi. Il tema da capire è: cambierà la geografia economico-produttiva del mondo oppure no? Cioè, il coronavirus si rifletterà sulle scelte future dei grandi, dei Certo, big perché dell'economia. in queste settimane chiaramente le grandi stabilimenti di produzione industriale cinesi sono fermati. Se questo è uno stop, allora ho visto che già in questi giorni, essendo che in Cina la situazione sta migliorando, si sono riaperte fabbriche e quant'altro. Quindi se i grandi decisori a livello manifatturiero globale, quindi le grandi imprese di vario tipo, insomma, ecco, decidono di mantenere in Cina la loro produzione, è chiaro che noi avremo subito uno shock. Parlo chiaramente, escludo il turismo, non è un mondo su cui ho cognizione, ma sulla componente economica invece produttiva. Se questi sceglieranno di rimanere in Cina, avremo comunque avuto uno shock di qualche mese che però ritorna alla normalità, e quindi questo significa anche che ritornano alla normalità i numeri della portualità che fa riferimento ai traffici tra Europa e Cina. Se invece qualcuno deciderà, e questo in qualche modo comunque è successo o sta succedendo, bisogna capire se è una componente strutturale o solamente contingente, ecco, se questo succederà è chiaro che dovremo andare a capire dove sarà stata spostata questa produzione. Se la produzione chiaramente rimane in Asia, significa che dal nostro punto di vista, nei flussi che vanno tra Europa ed Asia, comunque il ruolo dell'Adriatico, non mi permetto di parlare solo di Trieste, ma dell'Adriatico rimane ancora importante. Se invece questa componente di manifattura viene spostata da altre parti, però mi permetto di dire, insomma, rispetto a quello che faceva la Cina, ci possono essere concorrenti asiatici, ma non ne vedo altri, se no addirittura, ma questo ci vedrebbe comunque avvantaggiati, la Turchia, perché uno degli elementi di cui abbiamo parlato anche in sede Expo a Bruxelles la settimana scorsa era il fatto che qualche azienda tedesca o comunque qualche azienda europea stava spostando sulla Turchia una serie di produzioni industriali che erano posizionate in Cina. Bene, è chiaro che se le
le produzioni vengono spostate in Turchia, siamo sempre un porto di riferimento. Baricentrico Ecco, da quindi questo io punto sto di vista. facendo quel tipo di ragionamento, non voglio tornare a dire sminuire quello che succede in queste settimane, succederà in questi mesi, ma quello che mi interessa capire è lo scenario definitivo che avremo da qui a qualche anno. Non penso che ci saranno sconvolgimenti così forti nell'assetto industriale globale, quindi Trieste avrà ancora questo ruolo. A proposito di scenari futuri e progetti legati al porto, ci sono almeno 4 o 5 cose che vanno sicuramente chieste. Parto dalle parole del ministro Patuanelli che pochi giorni fa era in visita a Trieste, abbiamo intervistato nel suo ex liceo scientifico Oberdan, poi c'è stato l'allarme coronavirus, quindi credo che un po' tutto si sia fermato in Italia, no? Però il ministro Patuanelli diceva qualche giorno fa per le aree della ferriera siamo addirittura d'arrivo per l'accordo. La mia domanda è stata anche con l'autorità portuale e mi è stato risposto di sì, siamo vicinissimi a giorni, poi è scoppiato l'allarme, quindi magari si è fermato un po' tutto. Quindi chiedo a lei quanto vicini siamo. Siamo abbastanza vicini, dai, adesso io non sono abituato, quando c'è un business in corso meglio stare tranquilli e vedere come va, però penso che i presupposti sono buoni, quindi insomma vediamo, ma i presupposti sono buoni. Restiamo lì vicini, anzi attaccati. Piattaforma logistica, noi seguiamo l'evoluzione di giorno in giorno della terrazza di Tele4 perché ce l'abbiamo proprio lì sotto in visione. La piattaforma c'è, è strutturata, sono stati risolti i problemi, concessione, il famoso scalino che Sì, metteva in c'era un difficoltà dislivello, sì. l'eventuale, anzi non l'eventuale, l'approccio dei binari. A che punto siamo? Ma ieri ero lì perché poi c'era anche il sindaco che è venuto a farsi un giretto alla piattaforma. Devo dire che è entusiasmante andare a visitarla, nel senso che vedere com'è cresciuta. Anche perché, ecco, il cantiere della piattaforma è iniziato a gennaio 2016. Io sono arrivato a febbraio 2015, ricordo tantissimo scetticismo che c'era in città sulla capacità di far partire un cantiere così difficile, perché la situazione chiaramente dal punto di vista ambientale era molto critica, c'erano bonifiche importanti da fare, c'erano problemi amministrativi col Ministero dell'Ambiente, con la Regione, con tutti i soggetti preposti, la questione era molto complessa. Siamo riusciti a partire, c'è stato un po' di ritardo perché effettivamente poi nel frattempo l'integrazione con lo scalo legnami ha determinato lavori aggiuntivi, tra l'altro addirittura modificando il layout della piattaforma e soprattutto della componente ferroviaria. Ieri ero molto felice perché vedere come si sta in questo momento lavorando, da qui la vedete bene, sulla costruzione dei binari del terminal ferroviario che viene sviluppato là dentro da soddisfazione, insomma, aver Quando si visto. parte? Beh, ma si parte penso nella prima metà di quest'anno. Io penso che la prima metà di quest'anno ci sarà, chiamiamo appunto l'inaugurazione di tutta la piattaforma. E quindi, appunto, insomma, ho visto mettere la seconda pietra, non la prima, era già stata messa prima, la prima, ma la seconda pietra, e dalla seconda pietra ad oggi abbiamo una realtà importante che si aggiunge, ecco, e quindi questo dà soddisfazione. Ieri essere lì, vedere questo immenso terminal, perché non dà l'idea, ecco, vederlo, ma essere là sopra, vedere questi È molto molto grande. torri faro meravigliose e quant'altro, insomma, dà una grossa soddisfazione. Allora, gli operai, le ruspe, tra virgolette, poi si spostano da una parte all'altra proprio di quel bacino, chiamiamolo bacino dell'Arsenale, non mi ricordo esattamente il nome di quel bacino, perché ci sarà l'avvio dei lavori per l'allungamento e allargamento del Molo Settimo. Esatto. Ora, visto che chiaramente, essendoci i lavori, non si potrà operare come si opera adesso. Vi saranno altre aree a disposizione per le attività logistiche di TMT dell'area del Molo Settimo per evitare che durante questa opera in corso si perdano traffici? Ma a dire la verità, il Molo Settimo si sta organizzando bene in modo che la gestione del cantiere non impatti su quella che è la gestione operativa del terminal. Significa, per esempio, che una buona parte di quel cantiere verrà gestito via mare e non via terra. Ecco, questo so che essere uno degli elementi che il Molo Settimo ha introdotto proprio in modo
da evitare il più possibile che poi Ce lo ci sia. spiega da uomo della strada, Beh, perché l'allungamento del molo 7 è chiaro, è un allungamento a no, diciamo mare. a mare, nel senso che arriveranno La fornitura, la la gestione del fornitura, cantiere verrà fatta via credo. mare, almeno questo è uno degli elementi, mi ricordo che mi è stato raccontato dal molo 7, sarà uno degli elementi tipici di quel cantiere. Quindi è chiaro che poi non potrà essere fatto tutto via mare, però fondamentalmente una delle caratteristiche di quel cantiere sarà il fatto di essere gestito via mare. Abbiamo una via. Un'accessibilità al porto meravigliosa che è il mare, e quindi chiaramente questo sarà anche un elemento di innovazione introdotto in modo da evitare il più possibile che ci siano problemi per la gestione operativa di un Se molo. dovessero servire spazi alternativi, ci sono. Beh, insomma, adesso voi sapete che da logistico Sì. Il primo ragionamento che mi viene in mente quando c'è la mancanza di spazi è la riorganizzazione degli spazi esistenti piuttosto che la creazione di nuovi spazi, ma che tra l'altro, se vedete, è un po' quello che abbiamo applicato al porto di Trieste e da quando ci sono io, cioè il ragionamento, per esempio, ormai sorpassato e superato e risolto della doppia manovra ferroviaria, era uno di questi, no? Cioè, è inutile stare lì a pensare di aumentare i binari quando i binari sono utilizzati nella maniera inefficiente, che era appunto quella della doppia manovra. Risolviamo quel problema, e dico sempre che da quando abbiamo risolto il problema della manovra ferroviaria è come se avessimo aggiunto un 50% in più di infrastruttura ferroviaria. Quindi, se c'è bisogno di spazi, chiaramente, a prescindere adesso dal molo settimo, oggi il porto ha bisogno di tutta una serie di spazi, e voi sapete che la risposta a questa richiesta di spazi è stata l'azione che l'autorità di sistema ha portato avanti di integrazione sia con l'Interporti, ma anche per esempio con la questione dell'ex exit di Cosenlac. Noi Certo. oggi abbiamo tutta una serie di aree che si stanno liberando, che riguardano appunto la zona industriale, piuttosto che appunto l'area di Trieste, su cui tra un po' finalmente avremo l'ok per i lavori, per poter realizzare i piazzali anche a Trieste, Ok. anche perché quelli sono piazzali importanti, perché sono Quindi Trieste parliamo l'area adiacente alla Valsila come alla Capannoni. Valsila, in quel caso lì abbiamo tutta una serie di investimenti che sono già finanziati, tra l'altro con l'aumento di capitale che è stato fatto dai soci, a cui hanno aderito Friulia, l'autorità di sistema e la Camera di Commercio della Venezia Giulia. Quindi con quei soldi faremo tutta una serie di interventi. Perché, torno a dire, sono importanti quegli spazi? Perché poi sono anche spazi in punto franco. Perché noi oggi, ecco, possiamo pensare di aumentare gli spazi del porto, ma in molti casi, sia nel caso del Molo Settimo piuttosto che nel caso dei traffici con la Turchia, noi abbiamo bisogno di spazi che siano anche punto franco. Perché, Certo. ecco, i camion turchi, per esempio, godono di tutta una serie di benefici se stanno in punto franco, non se stanno fuori. Quindi ecco perché, insomma, tutte le cose che poi vengono messe insieme e che ci troviamo adesso dopo 5 anni di gestione, cioè il fatto che l'autorità portuale abbia il 52% del Cosenlac, che l'autorità portuale abbia fatto un aumento di capitale e stia lavorando insieme agli altri soci per l'integrazione di tutto il sistema dell'Interporti regionale, l'estensione dell'autorità portuale a Monfalcone, l'acquisizione dell'azienda speciale Porto di Monfalcone, cioè tutte queste cose chiaramente poi alla fine diventano un'unica risposta che diamo per poter essere più veloci anche nella gestione, dico banale, ma banale non è, della richiesta di nuovi spazi. Aspettando tra l'altro di poter fare quell'ulteriore gradino proprio per Trieste e le altre zone di Punto Franco che è, diciamo così, verrà concretizzato a Roma, speriamo quanto prima, per dare la possibilità da una parte di fare delle lavorazioni industriali in Porto Franco, ma anche per risolvere alcuni punti di domanda, problemi, l'IMU, insomma, diverse cose Sì, che sì, hanno sì. creato, Allora, diciamo, qualche impasse su questo fronte. sì, c'è da dire una cosa però sull'IMU. L'IMU, stiamo parlando di questioni che riguardano, almeno teoricamente, poi dopo la giurisprudenza italiana ha una grande fantasia, però almeno questi sono problemi che dovrebbero essere risolti dal 1º di gennaio di quest'anno, perché una legge del 2017 o 18, se non ricordo, comunque una legge voluta fortemente dall'allora ministro Delrio, ha riordinato il tema IMU nei porti, e c'è stata tra l'altro una circolare molto dettagliata dell'Agenzia delle Entrate che è uscita l'anno scorso, che ha spiegato molto bene
quali sono le attività e quali sono gli immobili che sono esenti da IMU all'interno dei porti, cosa che fino al 31-12-2019 non era chiara. Quindi tutti quei contenziosi di cui appunto si legge ogni tanto, vince uno, vince l'altro, dove chiaramente il comune è protagonista, e l'Agenzia delle Entrate, non dovrebbero. Ecco, non dovrebbero toccare tutta una serie di questioni dal 1 gennaio 2020 in poi, perché, per esempio, alcune questioni che l'Agenzia delle Entrate dice chiaramente, e io spero che poi dopo questo venga anche sancito a livello poi giudiziario, nel momento in cui si va davanti a un tribunale, è che tutte le attività che vengono sviluppate in immobili di soggetti che sono autorizzati ex articolo 16 all'interno delle autorità, all'interno dei sistemi portuali e quindi all'interno del demanio, sono immobili che vanno classificati in E1 e quindi non sono soggetti a IMU. Questa cosa è scritta esplicitamente, cioè si fa riferimento al registro degli articoli 16, che è un registro che viene gestito dall'autorità di sistema Quindi portuale. c'è una norma Dal precisa, un riferimento primo di preciso. gennaio Okay. 2020 questo è. E l'altro elemento, su questo dovremmo essere, diciamo, ben avvantaggiati e favoriti, è che ogni tipo di immobile in cui esiste una sospensione dei diritti doganali in porto viene classificato in E1. Mi permetto di dire che il nostro porto è tutto in sospensione dei diritti doganali perché è E porto quindi va da franco. sé. Ecco, quindi torno a dire, io ritengo che c'è tutta una serie di elementi giuridici che se si attaccano a questa nuova legge che riguarda appunto la gestione dell'IMU e il pagamento dell'IMU all'interno del demanio portuale, e a questa poi ci si mette la spiegazione che l'Agenzia delle Entrate ha dato con una circolare successiva. Io penso che ci siano le possibilità da parte di tutti i legali che seguono le varie cause e di tutti i nostri concessionari di poter pensare che dal 1 gennaio 2020 l'IMU viene pagata per quelle che sono effettivamente attività che si svolgono in edifici che non hanno nulla a che vedere con l'attività portuale, perché poi questo è il tema, ecco, su cui di solito ci si scontra. Quindi spero, però torno a dire perché la fantasia, torno a dire soprattutto dei tribunali in Italia è molto ampia, che però si sia dato una buona chiarezza rispetto a questo tema qua. E quindi penso che dal 1 gennaio 2020 in poi questa cosa in qualche modo si sia risolta. Rimane chiaramente tutto il tema di quello che è successo prima, fondamentalmente le richieste che i comuni fanno, non solo Trieste, datano parecchi anni indietro e Quindi quindi sono. l'arretrato, diciamo così. Ecco, Il tema però dell'arretrato che va secondo me risolto. ci sono elementi giuridici questa volta molto più a favore del fatto che l'IMU, chiaramente per determinate attività, e come ho spiegato prima, non si debba più pagare all'interno degli edifici di qualsiasi porto italiano. Ungheresi, cioè area ex Aquila, ex Teseco, noi ci siamo stati in autunno sotto una pioggia battente, un'area enorme, Sì, incredibile, anche quello. se ci entri all'interno ti rendi conto della potenzialità, dell'enormità dei piazzali, no? Della banchina, Della foresta. della foresta, dove il sindaco di piazza dice che ci sono conigli e caprioli che in grande quantità, lo dice il sindaco, quindi No, mi no, fido. ma si vede che ci va lui a caccia, non lo so. Si vede che ogni tanto ci va. Lì a che punto siamo? Perché si stanno definendo, diciamo così, le possibilità operative, i protocolli a Roma. Non mi ricordo bene a che punto siamo. Allora, noi il 5 di luglio c'è stato un accordo tra privati, a cui insomma, una volta è venuto Salvini e quant'altro, ma l'accordo era un accordo tra privati, cioè i soggetti che oggi sono concessionari e proprietari di quelle aree hanno chiuso un accordo con l'altro soggetto privato, che però non è un privato, ma è il governo ungherese, definendo tutta una serie di questioni che vanno risolte per poter effettivamente creare il passaggio della concessione Teseco e della proprietà Teseco e Sistok a questo, tra l'altro, allora c'era il governo ungherese, ma adesso esiste una società di Stato che si chiama Adriaport, che l'Ungheria ha creato proprio per lo sviluppo di quell'area. Quindi noi oggi abbiamo un soggetto, di proprietà pubblica del governo ungherese che è il nostro nuovo interlocutore su queste questioni. Questi signori sono ormai quotidianamente a Trieste perché chiaramente devono prendere confidenza con tutto. Parlano italiano, tra l'altro, quindi Ah, quindi c'è un'attività proprio finalmente quotidiana con abbiamo loro. anche dei signori che, appunto, pur essendo ungheresi, hanno esperienze in Italia. Quindi
Con loro stiamo facendo e stiamo costruendo, con loro, con i soggetti privati e con le istituzioni coinvolte, quindi in primis la Regione, con l'ex Exit, quindi con Coselag, con lo Stato italiano, e in questo caso il coordinamento di queste attività istituzionalmente cade sul MISE, e quindi insomma Patuanelli, e poi chiaramente è il MISE che coordina, quindi un accordo che metterà nero su bianco tutte quelle condizioni richieste dagli ungheresi per il primo passaggio di capitale per l'acquisizione della concessione e delle aree. Il primo passaggio di capitale sono 25 milioni che gli ungheresi ormai hanno pronti, insomma, da qualche mese, e che con la firma di questo accordo di programma coordinato dal MISE, a cui parteciperemo tutti, quindi le autorità di sistema, la Regione, gli ungheresi con la loro società, i soggetti privati e i ministeri competenti, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, perché parliamo di questioni demaniali, quindi ci siamo dentro anche noi come Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ecco, questi soggetti, firmato questo, a quel punto ci sarà l'effettivo passaggio della proprietà della società concessionaria e delle aree ai nuovi soggetti, che a quel punto cominceranno tutto l'iter relativo alle questioni ambientali e quant'altro per andare a trasformare quell'area si parte dalla bonifica in sostanza. Beh, fondamentalmente sì. E poi tutto il resto. Chiaramente. Okay. Allora, Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico orientale, prima non l'ho detto perché ci perdo 30 secondi solo per questo. San Giusto d'Oro da parte dei cronisti triestini per lo sviluppo dato al porto è in scadenza. Sì, e c'è anche un altro tema che si interseca, il fatto che il presidente Fedriga ha più volte detto che i manager che operano bene, che hanno ottenuto risultati, vengono confermati. Tra l'altro c'è anche una conferma su questo concreta, non solo uno, ma io ricordo quella di Marano all'aeroporto, che effettivamente è nominato da Saracchiani, confermato da Fedriga. D'Agostino, cosa si aspetta? Sapete che insomma mi piace essere abbastanza preciso. Allora, i presidenti delle autorità di sistema portuali sono nominati dal ministro competente. Certo, con però la famosa, diciamo, pareri del presidente della regione. C'è un accordo col presidente della regione. Però anche il sindaco esprime un suo... No, quella legge lì è stata modificata. L'errore mio. Allora, una volta, tant'è che io sono stato nominato, seppur commissario, seguendo l'iter vecchio, quindi una terna che venivano, tre nomi, espressione di Camera di Commercio, Provincia e Comune. Con il Comune che in quel caso... Il Comune in quel caso aveva messo il mio nome e anche nella terna. Messo un bel, carico sul suo nome, possiamo dire, da parte di Cosolini. Lo dice sempre. No, ma il carico c'era, nel senso che comunque, insomma, essendoci che allora c'era il filotto comune e Regione, sì. Ecco, era chiaro che l'espressione del Comune era un'espressione importante. Certo. Quindi allora c'era terna. Un nome veniva scelto dal Presidente della Regione e veniva proposto al Ministro. Il Ministro o accettava o comunque chiedeva un'altra terna. Questa era la modalità. Di solito non mi vengono in mente casi in cui il nome scelto dal Presidente della Regione è stato rifiutato dal Ministro, ma stiamo parlando del passato. Quindi questa è la modalità che è andata avanti fino alla riforma dei porti, che data agosto 2016. Da agosto 2016 arrivano le nuove autorità di sistema portuale, tant'è che io a quel punto vengo nominato dal ministro Del Rio. Con la governance più ristretta, no? Rispetto a prima. Sì, c'è il comitato di gestione, eccetera. Rispetto al comitato portuale, insomma tutta una serie di modifiche, però ecco, infatti io in quel caso poi vengo rinominato e divento presidente dell'autorità di sistema su nomina di Del Rio, chiaramente in accordo con la Saracchiani, che era ancora governatore. Quindi oggi si ripeterebbe questa cosa, cioè vediamo quale sarà il governo a novembre, ma il ministro di competente, quindi infrastrutture e trasporti, in questo caso la De Micheli, procede alla nomina del presidente di una qualsiasi autorità di sistema in accordo col governatore. Sentito il governatore. Beh, quindi sì. Comunque il discorso che facevamo su Fedriga vale comunque. D'Agostino vuole restare? D'Agostino qua lavora bene, sta bene, quindi ci mancherebbe altro. D'Agostino vuole restare, poi dopo... qua da un giorno all'altro cambiano situazioni, non sto parlando della questione adesso, non è che mi sento
in discussione, ma ci sono situazioni che qui, appunto, coronavirus, fino a un mese fa non sapevamo neanche cosa fosse, adesso siamo tutti a parlare di coronavirus. Dal punto di vista politico abbiamo visto come cambiano i governi e quant'altro, quindi è chiaro che prima di novembre, boh, vedremo che cosa succede, però la volontà è quella di restare. Un'ultima domanda, che è un argomento stavo per dimenticarmi e invece è molto importante. Credo l'ultimo servizio che avete visto su Telequattro relativamente al porto, coronavirus a parte, il fatto che il Ministero vi ha messo in spending Sì. review. Lei mi aveva detto per Trieste però c'è una possibile via d'uscita conseguente alle maggiori entrate legate alla fusione con Monfalcone, giusto? È già risolto? No, ancora risolto, però diciamo che il tema è, siamo in spending review, fondamentalmente il governo dice tu non puoi eccedere rispetto alla media dei costi che hai avuto tra 2016, 17 e 18. Quindi noi abbiamo visto il nostro budget relativo al 2020, noi eccediamo quella spesa media 16, 17, 18 per circa 3 milioni di euro, 3 milioni e mezzo, ma la stessa spending review trova, diciamo, la modalità con cui un ente pubblico può uscirne, cioè se quell'ente pubblico nel 2019 ha avuto ulteriori entrate, può andare ad aumentare le proprie spese compatibilmente alle nuove entrate generate. Allora mi permetto di dire due cose. Noi abbiamo avuto ulteriori entrate che sono quelle appunto che arrivano dalle tasse del porto di Monfalcone, che sono superiori al 3 milioni e mezzo, di poco ma superiori. Quindi noi possiamo pensare di mantenere lo stesso budget che avevamo previsto per il 2020 senza nessun problema. Mi permetto anche di dire che le nostre uscite sono appunto cresciute proprio perché abbiamo acquisito Monfalcone. Certo. Quindi da una parte abbiamo Monfalcone che ci crea le nuove entrate che ci permettono di spendere di più, dall'altra però era stato proprio il fatto che abbiamo incluso un nuovo porto che aveva determinato un aumento di circa 3 milioni e mezzo delle uscite Quindi delle diciamo, autorità di posto il sistema. problema, trovato una Sì, soluzione, bisogna perché confermarlo. fondamentalmente è un cane che si morde la coda, cioè avevamo più spese perché abbiamo due porti da gestire e non più solo Trieste. La stessa legge ci dà la possibilità, grazie alle nuove entrate originate dal nuovo porto, a permetterci di poter sforare questo budget. Non succede questo per le altre autorità di sistema, fondamentalmente per quasi tutte, con alcuni casi pazzeschi, come per esempio ho visto i dati della Sardegna, perché la Sardegna ha avuto fondamentalmente una cosa simile alla nostra, cioè sono entrati nuovi porti, perché oggi c'è un'unica autorità di sistema per tutta la Sardegna, però alcuni di questi porti non generano entrate. E quindi la Sardegna sfora, insomma, milioni, tanti milioni, e quindi manutenzioni su porti e quant'altro Situazione vengono molto più messe in complicata. Grazie discussione, sì, da questa logica. a Zeno D'Agostino per essere stato con noi, grazie anche ai telespettatori, agli amici e alle amiche di Tele4 per averci seguito. Prego. Allora, parte la seconda parte, parte il talk show di questa puntata molto particolare di Ring. Come vedete, il titolo è Chiusi per virus, vuoti a rendere. La seconda parte è farina del mio sacco. Una volta tanto ho anche fatto un titolo abbastanza ficcante, nel senso che parleremo degli effetti del coronavirus, lo faremo però non tanto da un punto di vista, diciamo, sanitario, eccetera, perché in questi giorni se ne è parlato parecchio. Lo faremo avendo ospiti delle persone la cui attività è in qualche modo interessata, come posso dire, dalle conseguenze del coronavirus. Allora, intanto presento i nostri ospiti. Alla mia destra è Davidiz, commediografa, un po' una, come posso dire, una memoria storica di Trieste. Ho già incominciato a fare una gaffe, mi rendo conto, No, 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 che... bravissima, Ah mi piace, mi no, piace. ok, con la quale anche parleremo delle altre volte in cui la nostra città è stata, diciamo così, sotto scacco da epidemie o altri problemi di questo genere. Alla mia sinistra c'è Chiaro Mero, in qualità di presidente dell'Associazione dei Festival Italiani di Cinema. Sapete che a tutt'oggi, a tutta domenica, tra l'altro, i cinema sono chiusi, però ci sono delle ripercussioni che riguardano anche le organizzazioni dei festival, non soltanto cinematografici, che si svolgono nella nostra regione. Abbiamo poi ospite Juan Pablo Grando, agente di viaggi. Il turismo è il settore
che in questo momento sta registrando i problemi maggiori. Avremo anche un'intervista con il presidente degli albergatori triestini e poi avremo Andrea Binetti, perché anche gli artisti in questo preciso momento, insomma, stanno pagando la chiusura dell'attività dei teatri e anche un po' di altro. Insomma, cercheremo di analizzare quello che è capitato proprio da un punto di vista molto, molto pratico, se vogliamo anche sociale, perché come dire, ciò che sta succedendo ci ha reso molto fragili anche da un punto di vista sociale, ha sconvolto le nostre abitudini, ma soprattutto, mi rendo conto che sto andando per le lunghe, ma tra un po' mi taccio, ma ha anche sconvolto delle realtà che funzionavano e per le quali adesso bisogna un pochettino preoccuparsi. Allora, ce l'ho fatta. Cominciamo da Ed Davidis. Dicevo prima, non è la prima volta, no, che Trieste deve affrontare emergenze sanitarie di questo genere. No, ne ha affrontate molte nel corso dei secoli. Già dal 1300 abbiamo cominciato a parlare di peste, poi andiamo nel 500, 600 di peste, poi nel 700 incomincia il vaiolo, poi nell'800, dopo l'apertura del canale di Suez, incomincia il colera. E ogni volta c'erano morti, 40% così della popolazione, però andava ogni tanti anni. E si risolveva tutto, diciamo, nell'ambito di 70-100 giorni, quindi erano tutte epidemie di 70-100 giorni, incominciavano botto iniziale con molti morti, poi mano a mano si arrivava fino all'ultimo e passava. Poi dopo 20 anni, 10-30 si riprendeva. Tra l'altro ricordiamo anche la devozione della Madonna della Salute, che nasce proprio, credo, dall'epidemia del colera. Era sì, del colera, no? Perché nel 1800 abbiamo avuto molto colera. Tra l'altro in questi giorni anche l'arcivescovo molto colera e molto TBC. Anche quello. Io ricordo sempre che, mettetevi anche nei miei panni, io sono anche ipocondriaco, per cui figuriamoci quanto in questo momento. Allora, cominciamo subito. Una domanda per il signor Pablo. Scrivo da Udine. Il 10 marzo dovrei andare da Bologna a Tenerife con gita organizzata da agenzia. A Bologna un paio di contagiati saliti, scesi in... Vabbè, insomma, qua manca una... Penso che il telespettatore si stia chiedendo come deve fare in questi casi. Allora, se cominciamo subito a vedere questo aspetto del problema. Non so cosa deve fare. Il problema è che noi vorremmo fare di tutto di più, ma se non abbiamo delle comunicazioni chiare in merito a ciò che dovrà fare il viaggiatore, io non so cosa dire e cosa fare. La signora si rivolge a un'agenzia viaggi, immagino dei colleghi di Udine, saranno loro, nella fattispecie, a dover assistere con le giuste comunicazioni il cliente. Mi auguro che la comunicazione che porta dentro una giusta informazione sia molto chiara, ovvero da qui al 10 marzo ci sono ancora dei giorni, la situazione è in perenne evoluzione, siamo sempre in attesa ogni minuto dalle comunicazioni del nostro ministero e sarà il ministero a comunicare cosa fare e a noi come comportarci. Io direi che la signora intanto attenda con molta calma il messaggio della sua agenzia, perché la peggior cosa che noi possiamo fare è in questo momento alimentare ulteriori disagi. Panico, allarmismi, esatto, eccetera. Esatto, insomma, sì. Però la verità è che negli ultimi tempi c'è stata molta comunicazione e poca informazione. Non esistono dei protocolli chiari in merito a come ci si debba muovere. Non lo sappiamo noi agenti del settore, non lo sa nemmeno il nostro ministero, che comunica paro paro le informazioni che arrivano dai diversi paesi. Allora, prima di... poi affronteremo, certo, la questione dal punto di vista del turismo.
Però questa mattina abbiamo intervistato l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, che ha illustrato, insomma, per sommi capi la posizione della regione, soprattutto per quanto riguarda eventualmente questioni che hanno a che fare con rimborsi e problematiche di questo genere. Sentiamo l'assessore Gibelli, poi affrontiamo il discorso dal punto di vista del mondo dello spettacolo e della cultura. Le imprese culturali sono come le piccole imprese, ma molto più fragili nella struttura dei loro bilanci di quanto non sia una piccola impresa che produce bulloni piuttosto che torte. Quindi vanno sostenuti. L'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli al solito non usa vie traverse per sintetizzare i problemi che il comparto cultura ha dovuto affrontare con l'emergenza coronavirus, anche se si affretta a rassicurare. Per fortuna al momento i danni sono relativamente contenuti rispetto a quello che invece avremmo potuto immaginarci e poteva capitarci. Intervenendo a favore del settore, la Regione ha intanto tenuto conto di una serie di spese affrontate da quelle realtà culturali che, soprattutto per organizzare eventi, debbono anticipare una serie di spese, a cominciare dai biglietti aerei per far arrivare gli ospiti. E in questo caso abbiamo presentato già una norma che andrà nel salva imprese, che speriamo ovviamente che sia accolta dal Consiglio, che prevede che queste spese, anche se non più finalizzate alla realizzazione dell'evento, caso Faris Film Festival che lo sposta a fine giugno, possano essere riconosciute, quindi che non vadano a intaccare il contributo che già gli è stato assegnato. L'altra questione è quella della chiusura dei teatri. Pochi sanno che una compagnia chiamata in un teatro riceve un compenso anche se uno spettacolo è sospeso e che poi si debbono rimborsare gli abbonati. Da qui la scelta della Regione, se vogliamo, onnicomprensiva. Agis Nazionale, come al solito, è molto ministeriale, quindi ha fatto un documento chiedendo ristorni solo per i teatri già sovvenzionati dal FUS, mentre invece noi riteniamo che anche altri teatri, soprattutto altri teatri che non godono di sovvenzioni statali, possano avere un contributo per i mancati incassi. Questo per sommi capi, i criteri di eventuale intervento da parte della Regione. Quello che viene fuori da questa situazione però è anche l'idea che parecchie realtà che noi diamo per scontate, come possono essere le rappresentazioni teatrali, come possono essere i festival cinematografici, come può essere anche un viaggio sotto certi aspetti, come dire, in realtà così scontate non sono. E basta un dato eventualmente per creare un effetto domino che può avere le conseguenze che stiamo vedendo in questo momento. Per esempio l'organizzazione di un festival cinematografico. Maremetraggio è a fine giugno. Ormai io sono, sì, va bene, io bene. Sono io ancora a Viale Regina Elena, sì, Piazza Impero, va bene, eccetera. Okay. Siamo ormai ai tempi del colera. Com'è l'esatta Shorts International Film Festival? Ecco. È fine giugno, inizio. No, sì, è 26 giugno, 4 luglio, esattamente le date sulle quali si è spostato. Ecco. Farist, per cui... Però immagino per esempio che voi già stiate lavorando sul vostro programma. Allora, quello che il pubblico molto spesso non sa o non percepisce o forse non viene comunicato perché si dà per scontato è che dietro all'organizzazione di un evento per lo più internazionale, ma di qualsiasi evento, insomma, c'è un lavoro che va avanti tutto l'anno. Cioè io dico sempre, finito il festival, il giorno dopo si lavora già per il festival dell'anno, per l'edizione dell'anno successivo. Quindi la situazione che stiamo vivendo è assolutamente molto, molto grave per molti di noi. Adesso penso nell'immediato a quelli che sono i festival, adesso magari non fanno parte della regione, però visto che sono qui anche come presidente dell'Associazione Festival Italiani Cinema, noi abbiamo 75 associati in tutta Italia, penso a Bergamo che dovrebbe iniziare il Bergamo Film Meeting tra 15 giorni e che si sposta a fine maggio, perché a Bergamo assolutamente non sono in grado in questo momento, ma
di garantire banalmente i viaggi di tutti gli ospiti che devono arrivare, cioè Far East perché si sposta a fine giugno per tutta una serie di problematiche legate alla disponibilità ovviamente del teatro Giovanni da Udine. E oggi come oggi, perché non si sentono di garantire la manifestazione seppur a fine aprile, primi di maggio? Perché oggi come oggi, pur avendo già acquistato più di 30 biglietti, perché loro hanno 200 ospiti che arrivano per lo più da Cina, Giappone, Taiwan, Corea, figurarsi, oggi come oggi chi può andare a fare un biglietto per persone che arrivano da quelle? Quindi ecco il famoso tema, oltretutto del turismo culturale, che è molto legato a manifestazioni internazionali come le nostre, in questo momento sta subendo un grandissimo colpo. C'è da dire, e io spezzo assolutamente una lancia a favore di quello che sta facendo la nostra regione, che per molti aspetti dal punto di vista culturale è una punta di diamante, perché io lo dico sempre, avendo a che fare con festival che a oggi aspettano ancora i saldi dei contributi del 2018, noi abbiamo veramente una situazione molto virtuosa da questo punto di vista, che ci consente di tamponare quelli che sono gli effetti, ma ovviamente non tutti. Ecco. In questo momento ci si aspetta, e sappiamo appunto che l'assessore in questo senso si è già mosso con questa norma che dovrebbe essere approvata dal Consiglio, e quindi entrare a far parte, cioè sono banalità, uno dice beh vabbè, ma i 30 biglietti che hai comprato oggi per fine aprile, e beh se li posso rendicontare comunque, sì. Anche se non li ho spesi per realizzare la manifestazione, è già quello, è un grande aiuto. Noi tra l'altro oggi abbiamo partecipato come AFIC al tavolo che è stato convocato a Roma al Ministero questa mattina, Collegio Romano, con tutti i presidenti delle associazioni di categoria, dove le richieste che sono state portate prevalentemente sono proprio queste. Tra l'altro, Davidis, io non mi ricordo, nemmeno nei momenti peggiori della storia recente triestina, posso pensare, non so, al terremoto del 1976, posso pensare per altri versi all'assassinio di Aldo Moro, eccetera, non mi ricordo che il mondo della cultura sia stato chiuso, adesso dico così perché non mi viene in mente di cercare, non risulta, no? Credo, no? Se c'era un giorno di lutto per appunto per qualche grave fatto, ci sarebbe stato, ma una chiusura ferma, no. Neppure nelle grandi epidemie di influenza dei primi anni del 50-60 che c'erano, moriva anche quella volta anche di influenze che magari non avevano la corona, ma facevano male. E invece Andrea, tra l'altro adesso non per fare una... Ieri parlavo con un infettivologo, il quale mi ha detto, dice, una delle trasmissioni dei virus e anche il canto, non so se sapevi, non so se questo ti è, ma ti vedo abbastanza ben messo, insomma, per cui goccioline di flughe, sì. Appunto, dicono per l'amore è un dato così, no, diciamo non... che si spesso sputiamo, ma... eccolo, ti è questo, cantando qualcosa esce, no. Nella concitazione scenica può succedere, ma insomma non mi è mai passata per la testa, ma comunque mi informerò. Con un acuto. Non mi hanno detto ieri, questo adesso te lo... Però tu sembri abbastanza florido. Ecco, da domani flit per tutti. Da domani. No, beh, quello che ti posso dire è che questa situazione nei teatri è stato un fulmine a ciel sereno, ma per tutti, credo. E poi esistono le casistiche, no? Appunto, qui si parla di festival, giustamente di cose importanti nel divenire. Ma questo, nel nostro caso, in teatro, ti posso dire che è stato proprio un dramma tangibile, nel senso che tu sai che noi stavamo facendo questa, tra l'altro con ottimo successo, tutto esaurito, tutto venduto, la Mozartiade, tutta la settimana, questa settimana sarebbe stata piena di recite. E noi siamo stati appunto avvisati da una mail, giustamente, il teatro non ha colpa evidentemente, il teatro risponde a quelle che sono le direttive nazionali o regionali, ci è arrivata una mail che ci ha detto, signori, da domani tutti a casa, perché gli spettacoli vengono annullati, il pubblico non può più entrare,
E questo è un danno pazzesco per il teatro, perché deve quantificare, conteggiare, rimborsi e quant'altro, giornate perse per il ministero, perché tu sai che tutto questo si fa anche per, si fa per il FUS, per avere i punteggi, tante cose. Però nella disgrazia diciamo che poi come sempre i cosiddetti dipendenti del teatro stanno a casa, sì, pagati. I poveri artisti, come sempre, stanno a casa e non vedono un soldo, tra l'altro. Non c'è nessun tipo di garanzia, nessun tipo di recupero, e non solo, appunto, non c'è nessun tipo di recupero in futuro, perché gli enti lirici ovviamente hanno un calendario talmente fitto che tu non trovi una settimana, 10 giorni da poter recuperare. Anzi, qua bisogna sperare veramente che l'emergenza passi, nel caso del Teatro Verdi, che si possa andare in scena con Bohème e con tutta la programmazione che viene dopo. È stato un grandissimo problema. Per esempio, domenica pomeriggio tu avevi avuto sentore della cosa o no? Ma allora diciamo che c'era già allarmismo in teatro, ma non si capiva dove si sarebbe andato a parare, anche se in realtà si capiva e si poteva prevedere, perché c'era molta agitazione. Capito. In merito. C'erano riunioni in dirigenza, arrivavano mail, arrivavano lettere, arrivavano. Poi in anticipo è arrivato, ad esempio, cioè arrivò subito la direttiva per le scuole, no? Università. E il Tartini, ad esempio, che è prefigato appunto all'università in questo senso. Ma subito dopo è arrivata la chiusura immediata dei teatri fino al 1° di marzo, no? Questo certo. È quello che si sa ancora ufficialmente, anche se io credo che la cosa si risolva. Però questa settimana a livello economico, a livello di produzione, è stato un gran problema, perché il teatro è paralizzato, è chiuso in teatro in questi giorni. Per fortuna abbiamo garantito l'allestimento, cioè la messa cosiddetta in sicurezza di Bohème, ma le masse artistiche, gli artisti, l'orchestra e tutti coloro che lavorano, diciamo, sono a casa. Quindi bisogna sperare di ripartire, sennò sarà un grande. Scusate, è passato prima sì. un sms dove si chiedeva la situazione per quanto riguarda la scuola. A tutt'oggi non si sa che cosa succederà lunedì, perché l'ordinanza, diciamo così, tiene le scuole chiuse fino a domenica 1° marzo, come le altre realtà appunto culturali o di aggregazione. L'università ha annunciato questo pomeriggio, tramite proprio il rettore, che lunedì riaprirà. Ah, sì. Il rettore ha detto molto semplicemente, dice, attenendomi all'ordinanza, l'ordinanza dava la chiusura fino appunto al 1° di marzo, io il 2 marzo riapro. E c'è da dire anche che l'assessore Riccardi ha detto non è stata una fuga in avanti di Lenarda, ha applicato correttamente la legge. So che si sta attendendo un pronunciamento del Consiglio dei Ministri, che potrebbe arrivare anche entro questa sera, perché stasera c'è una riunione del Consiglio dei Ministri, sì. E quindi potrebbe sbloccare la situazione. A tutt'oggi, in pura linea di teoria, adesso io poi non sono un giurista, per cui non riesco ad interpretare correttamente, ma se l'ordinanza impone la chiusura fino al 1° di marzo... Io come associazione Mario Metraggio sto seguendo un progetto di laboratorio con un istituto superiore di Trieste, e avremmo dovuto fare la prossima settimana e quella successiva, appunto 2 settimane di laboratorio, e mi hanno detto che lunedì comunque le scuole sono aperte. Ecco. Cioè la scuola è aperta, ma fino al 15, mi pare di aver capito, non possono fare attività extrascolastiche. Quindi, per certi versi, l'assurdità è che i ragazzi vanno la mattina a scuola, e quindi se le lezioni vengono fatte nell'ambito della scuola, si possono fare. Se invece i ragazzi devono uscire, non possono farlo. Che voglio dire, i ragazzi vanno a scuola la mattina, il pomeriggio vanno al centro commerciale o vanno indifferente. L'attività, ecco, infatti noi abbiamo slittato di 10 giorni, di una settimana, l'inizio, sperando che poi... Poi sono anche degli sms relativamente ironici. C'era uno che diceva: il virus si abbatte con tempismo nelle regioni governate dalla Lega. Vabbè, insomma, staremo a vedere. Che, cioè,
Va bene. Allora, facciamo così. Possiamo anticipare, no? La pausa pubblicitaria, poi torniamo. Parleremo dal punto di vista del turismo e parleremo anche dal punto di vista del carattere dei triestini. Allora, Edavidis, il carattere dei triestini, no? Che è un carattere un po' strano, insomma, abbiamo una dose di cinismo, come dire, per certi aspetti degna di Billy Wilder, abbiamo un fatalismo che neanche i napoletani, quindi insomma, aiuta in questo periodo, o in questi casi, o per certi aspetti infastidisce. No, beh, non so, perché i triestini sono quelli che non amano Trieste quando sono a casa. Cioè, il triestino che sta a Trieste va tutto male, non si posa, è la cosa minima. Proprio poi quando deve andare fuori per lavoro, si sta un momentino lontano, 2 o 3 giorni già lontano dalla città, quando torna a Trieste mia, è anche un po' fatalista forse. E anche pensa di sapere tutto. Adesso il triestino che va, vede l'operaio che fa il buco per terra sul marciapiede, va lì, ma non si fa mica così giovanottola, sa? Ecco, tipico. Però poi nelle cose anche serie tante volte si perde. Cioè non siamo molto ironici, forse anche molto. Sì. Dire quell'ironia un po'... vorrei dire giudaica, così quella il riferimento è bella, che è sì. Simpatica, diciamo, e sa prendersi in giro. Adesso c'è ad esempio Diego Manna, lo dico perché che è un editore favoloso, ha scritto un libro, Le disgrazie del Trandeocina, ed è una presa in giro di noi triestini, ma talmente bella ed esatta, detta in una maniera, e quelli siamo noi, glielo consiglio. Ok, ma questo no... dovrei anche prima o poi averlo anche come ospite, perché sì. Una persona che seguo con attenzione dovrei veramente sentire. Infatti, prima o dopo. Allora, ci vorrebbe forse un po' più di senso di appartenenza e di orgoglio, secondo me, che un po' manca sempre di più, sì. Vedo, no? C'è molto, siamo molto en passant. Invece credo con un sano senso, no? E non dovrebbe di appartenenza a una storia, a una città che comunque ha una storia a sé, perché c'è poco da fare, Trieste ha la sua storia, Trieste è una città veramente di confine su un nuovo mondo, su una nuova Europa, e quindi questa, cioè, non è che siamo l'ultima città, forse siamo la prima città di un mondo importante, di un'apertura importante, no? E quindi ci vorrebbe un senso storico di coscienza, di appartenenza e anche di positività che molto spesso manca. Il triestino che viaggia ha queste caratteristiche, oppure quando viaggia diventa come tutti quelli che viaggiano? No, il triestino è un viaggiatore maturo, se posso definirlo così. Non è un turista, è un viaggiatore, è uno che sa quello che vuole, lo sa molto bene, e sceglie molto accuratamente quello che desidera fare. E non dovrei dirlo, ma è mediamente spendaccione, nel senso che con rispetto ad altre città o i dati che noi abbiamo raccolto dal passato, il triestino è uno che se la gode. Però il problema è che il triestino è in Australia, perché sono tutti emigrati. Nel senso che la città è abitata non solo da triestini, perché questa è una città multiculturale, multietnica. Questa è una battuta, ovviamente. Il triestino è maturo, è consapevole. Però ha ragione la signora Vidiz quando dice che è fatalista, nel senso che cosa faccio? Sì. Cosa fai? Ti calmi, ti prendi 5 minuti, ti bevi un succo di frutta e poi ragioniamo. Il problema è sedersi con calma a parlare di cose che non sappiamo. E allora qual è l'altro problema? Ma non solo del triestino. Io lo dico del triestino perché abito a Trieste, ma immagino che a Milano sia la stessa cosa e a Verona uguale. Il problema è che i problemi devono essere risolti subito. E non c'è una soluzione immediata a tutti i problemi. Tra l'altro è bello avere dei problemi, perché i problemi ti insegnano anche a come risolverli. E io mi auguro che questa situazione, nella quale siamo precipitati non per voglia autonoma di nessuno, ci insegni a gestire le situazioni. A noi agenti di viaggio il 2001 ci ha insegnato tantissime bruttissime cose,
però ci ha insegnato a mantenere la calma. Cioè, le cose precipitose non portano a nulla. Allora, vediamo, abbiamo sentito questo pomeriggio il presidente Trieste, grande intenzione di Cugliani, speriamo non essere danneggiati dal coronavirus. Allora, abbiamo sentito il nostro Gianluca Paladini schizzava come una trottola da una parte all'altra della città, pure preso l'autobus, non so se ha pagato il biglietto, insomma, conoscendolo, e ha intervistato anche Guerino Lanci, che è appunto il presidente degli albergatori triestini. Vediamo e poi continuiamo a parlare di questo. Altro presidente, come siamo messi? Stiamo ragionando sul breve termine, ma più avanti bisogna ragionare sul lungo termine. Beh, attualmente sul breve termine la situazione è quella che abbiamo già descritto. C'è un calo nel corso del prossimo mese fra l'80 e il 90%. Più modesti cali nei mesi successivi. Ora, quello che sto facendo, e anche da dove vengo adesso, bisogna cominciare a comunicare in maniera diversa, bisogna metabolizzare quello che è successo, che per quanto sia una situazione seria, bisogna razionalizzarla con i numeri e la realtà che ha. In particolare la nostra regione non ha nessun caso, quindi adesso è la nostra sfida di fare una comunicazione forte che vada a spiegare da parte delle istituzioni, da parte delle imprese, ma da parte anche dei cittadini, che la nostra zona non è attualmente a rischio, anzi quello che ci circonda per assurdo potrebbe essere peggio. Tra l'altro molti parlano anche di aiuti che servirebbero alle imprese, non solo alberghi ma in tutto il settore economico, che verranno calcolati ovviamente. È chiaro che poi rimediare a un danno che potrebbe essere più grande magari di quello che pensiamo ora, adesso vedremo lo svolgimento, però insomma ci sarà da ragionarci. Allora, sicuramente noi abbiamo fatto una serie di richieste che in gran parte Regione e pare anche Governo centrale intende accogliere, anche il Comune di Trieste sta per fare la sua parte, sono cose che verranno alla luce la prossima settimana. C'è bisogno soprattutto di due cose per le imprese, degli interventi a breve raggio che le supportino in questo momento di assoluta crisi completamente inaspettata e imprevedibile. E seconda cosa, di ridargli fiducia. Ci deve essere un gesto reale che si vuole sostenere la nostra economia e che si vuole stimolare la ripresa. Se si dà di fiducia all'impresa, si dà supporto e ruolo agli imprenditori, gli imprenditori con l'aiuto di tutti i cittadini, perché il turismo non lo facciamo da solo noi, ma lo fa tutta la città assieme, possiamo riuscire a invertire questo trend in un periodo breve, accettabile, in maniera tale che nell'arco di un anno, del tempo più breve possibile, ritorniamo alle crescite precedenti. No. Ah, ecco, sì, bisogna... Ah, c'è sta roba qui? No, non sapevo. No, volevo parlare subito. Allora, se quando ci sarà un caso a Trieste sarà il panico, abbiamo 100.000 anziani, insomma, tocchiamoci tutto quello che abbiamo a disposizione e anche altro, perché, insomma, non, ecco, questo è il tipo di cose che non vorrei vedere, eccetera. Però, quello che dice Lanci è fondamentale, certo. Anche l'idea di bisogna... ricominciare a raccontarci a questo punto. Se posso intervenire, io credo che sia fondamentale anche fare una comunicazione con una giusta dei contenuti giusti all'estero, perché il problema della nostra città, credo di cogliere il senso di quello che dice Guerino Lanci, è che non stanno arrivando i turisti. Perché noi ci occupiamo non soltanto di mandare il triestino all'estero, ma di riceverne di turisti, quindi c'è tutta la filiera turistica in ginocchio, non solo le agenzie viaggi, ma gli albergatori, coloro che si occupano delle escursioni, dei trasferimenti, le compagnie aeree stanno perdendo soldi ogni giorno, cancellano delle rotte, gente che non viene fatta partire. Credo che stamattina non sia stato fatto partire un volo da Venezia su Napoli, ad esempio. Allora, voglio dire, Assoturismo, Confindustria e Assotravel si sono riunite dal 24 febbraio, calcolano che su tutto il territorio nazionale, sono dati alla mano su carta stampata, che sono stati bruciati 200 milioni di euro per le prossime prenotazioni partenze a marzo. Allora, in questo frangente economico, dove c'è una colpa che non può essere ascritta a qualcuno, dice bene Lanci quando lancia il messaggio che abbiamo bisogno di fiducia. Assicurazioni, banche,
tour operator, la Farnesina, il nostro Stato deve porre rimedio a quello che sta accadendo in giro per il mondo. Sembra stupido quello che sto dicendo, ma vi rendete conto che stanno rifiutando turisti italiani in moltissimi paesi del mondo, forse anche per colpa di una mancata e corretta informazione? Non arrivano i turisti da altri paesi a Trieste, dove non ci sono giustamente casi di contagio, ma è follia. È una follia completa. Allora, l'appello che lancia l'ANCI, al quale io mi sommo e in qualità di agente di viaggio spero di poter portare questa cosa anche da parte dei miei colleghi, anche se non rappresento nessuno nello specifico, è quello della fiducia. Chiediamo allo Stato italiano, al governo, alle banche, a coloro che ci possono supportare, di sostenere, perché altrimenti è un'implosione. Poi torniamo sul discorso. Io per esempio, questo è un discorso che possiamo parlarne tutti, non immaginavo, e torniamo al discorso precedente, non immaginavo l'enorme problema che in questo momento hanno gli alberghi e conseguentemente anche i ristoranti e anche altre realtà. Problema derivante dalla cancellazione delle gite scolastiche, perché qualcuno dice questi va in gita scolastica eccetera eccetera. Effettivamente gita scolastica significa movimentare un numero di persone abbastanza cospicuo, questo è ad andare da qualche parte a dormire, devono andare da qualche parte a mangiare eccetera. Io devo dire la verità, ieri ho sentito la direttrice di Miramare, l'altro giorno ho sentito Federica Suban, presidente della FIPE, e tutti quanti hanno detto al momento la sospensione delle gite scolastiche è una tegola non indifferente. Questo penso che è un'altra di quelle cose che danno per scontate fondamentalmente. Anni fa si è iniziato a parlare di Trieste come città turistica e sono stati fatti dai periodi passati degli investimenti enormi in infrastrutture, in ammodernamenti, bed and breakfast, nuovi alberghi, ristoranti meravigliosi con il personale qualificatissimo. All'improvviso ti arriva tra capo e collo una situazione del genere dove sei costretto ad annullare d'ufficio tutto, rimani senza nulla, con gli accordi già presi, perché quando a me una scolaresca mi dice siamo in 100 e deve soggiornare a Trieste, ovviamente paghiamo i fornitori e i fornitori pagano le maestranze, quindi come si fa adesso a tornare indietro in una situazione del genere? Fate cantare qualcosa al bravissimo Amatissimo, un nostro Binetti, dopo quello che abbiamo detto prima, col cavolo. Facciate il playback. Ci prendiamo tutti. Con la mascherina. Allora, turismo culturale è l'altro dato che caratterizza poi io uso ancora il presente, che caratterizza il risveglio turistico della nostra città, le grandi tradizioni culturali che non spiegano i comportamenti di chi ha assalito i supermercati e di chi ha rubato tutte le mascherine e i disinfettanti in ospedale. Sì, questa è una cosa, non so se è successa a Trieste, ma da qualche altra parte. A Trieste? Questo non sapevo più. Sapevo in altre città anche, quindi si vede che è diffuso. Anche su questo magari poi torniamo con Edavidis, però... Turismo culturale è diciamo, l'asset principale del turismo, sì, del turismo in città, che tra l'altro, voglio dire... Sta vivendo un periodo d'oro. Ci sono anche, adesso io non vorrei, alberghi nuovi che hanno appena aperto, ci sono alberghi, catene alberghiere che stanno investendo. La cosa, per esempio, tornando al discorso dei festival, proprio stamattina mi ha scritto, e questa è la cosa assurda, no? che forse è anche dovuta, appunto, come diceva Juan Pablo, anche alla scarsa comunicazione, anzi alla,
alla cattiva comunicazione, no? Più che non c'è stata informazione forse per certi aspetti, no? Poi tralasciando tutto quello che è il discorso social, che in questo momento è assolutamente deleterio, perché vabbè, senza andare nel dettaglio delle fake news eccetera, ma insomma ognuno dice qualsiasi cavolata abbia voglia di dire e sembra essere. Allora, un festival di Firenze, che è il Festival del Cinema Coreano, che si tiene adesso a fine marzo, ha tutti gli ospiti confermati, perché a Firenze vanno e a Trieste invece gli ospiti di fine aprile non vengono. Questo è un dato di fatto, me l'hanno confermato oggi dal Festival di Firenze. Se così fosse, questo, ecco, allora dobbiamo dire, ma è una reazione esagerata la loro? È stato forse per certi aspetti esagerato o mal comunicato quello che è stato deciso qui in regione, alla quale reazione chiaramente è stata una cosa di una settimana, di quanti giorni? Perché alla fine dice, beh, l'attività è una settimana che tra virgolette è sospesa, è chiusa, eccetera, ma può... È allucinante che, oltretutto, in una regione in cui non ci sono stati dei casi, cioè io passo la giornata a parlare con colleghi in giro per l'Italia, come va lassù, come siete, ma dico guardate che qua non c'è niente, ma come non c'è niente? Ma poi quello che mi dà fastidio, scusatemi, che noi italiani, forse per... come si può dire, per... cioè stiamo passando da come gli untori, no? Sì, sì. Perché questa è la realtà. Forse perché siamo stati ingenui, siamo stati troppo onesti, o come dice forse anche Piero Angeli, in realtà noi siamo gli untori, tra virgolette, ma in realtà forse siamo una delle nazioni più sicure, proprio perché siamo mossi in tempo, certo. E anche abbiamo fatto dei grandi controlli per tempo. Cioè, perché vuol dire, io non voglio pensare, no, che questo fenomeno sia un fenomeno cinese, scusatemi, o italiano. Cioè c'è tutto un mondo in mezzo, che nessuno mi venga a dire che non è stato intaccato, anche perché tutti noi abbiamo amicizie o dati certi che queste cose esistono, anche in paesi molto vicini con noi. Semplicemente noi lo abbiamo detto, altri non lo dicono. Ma la realtà forse è un'altra, appunto, come dicevamo. La nostra regione per fortuna non è stata toccata, meno male. E quindi veramente forse c'è stato fatto un terrorismo mediatico che non andava fatto. Ora, benissimo, è successo, non stiamo a sindacare chi ha colpa e chi non ha colpa. Quello che tutti noi dobbiamo fare, tutti noi presenti e tutti quelli che ci ascoltano a casa, dobbiamo muoverci per dire, dobbiamo muoverci, bisogna andare avanti, la vita deve continuare. Perché se eravamo già in una situazione critica prima, voglio dire, figuriamoci adesso, questa è una batosta economica che sarà dura a risollevarsi, voglio dire, prego, io non vedo niente, cosa c'è scritto? Allora, no, le farmacie dice, perché vendono... le farmacie vendono le mascherine, il conduttore che legge... Sì, scusa. Perché le farmacie, adesso è sparito, praticamente perché le farmacie vendono le mascherine chirurgiche a prezzi... Bisognerebbe spiegare che le mascherine servono a chi è malato per non trasmettere il virus. Allora, anche ridere personalmente vedere in televisione, come non so se avete visto ieri, le professoresse che fanno le lezioni da casa con le mascherine addosso. Mi devono spiegare, cioè è una cavolata, però anche quello trasmette un messaggio, per lo più oltretutto ai ragazzi o ai bambini, visto che è un messaggio totalmente sbagliato, fuorviante, e che mette non paura, perché la paura aiuta, ma angoscia, e quindi è assolutamente deleterio. Certo, e tu dovresti fare... Il problema è quello delle mascherine, è che si vendono a pacchetti di 50, io ho comprato mesi fa delle mascherine, ma in drogheria, non so dove, perché dovevamo fare un lavoro di raschiatura, e infatti io ho ancora a casa 99 mascherine. E a quanto le rivendi? Hai un capitale! Qua, facciamo la televendita! Sì, infatti era questo, volevo fare pubblicità! Facciamo la televendita delle mascherine! Io ho una cassa di ammucchina! Sì. Allora, qua Questa angoscia sulle mascherine che non si trovano, ma perché le devi indossare, mi chiedo? Non lo so! Sì, questo è un altro... poi c'è un... come sempre... dicevamo prima, no? Dei triestini, c'è uno che dice chi ha acquistato molto cibo in questi giorni nei supermercati semplicemente non aveva voglia di tornare in seguito e si è accaparrato per starsene tranquillo a casa. Ma insomma, c'è anche una persona che ha scritto
che ti pareva, leggete i messaggi, noi i messaggi che passa li vediamo, li leggiamo. Se un messaggio non fa altro che ripetere quello che hanno appena detto gli ospiti, io non vado a leggerlo. Capiamo anche questo, insomma, no? Perché poco va bene, ma se no venite voi a condurre, io guarda. Non fate arrabbiare Bosati. Sì, che già sono un po' così, perché non so se posso andare a Praga. Comunque, perché io dovevo andare a Praga alla fine di questo mese e con tutti i miei compagni di classe a fare una specie di gita scolastica, e lì il problema non è appunto la mia ipocondria che non mi tiene distante appunto dai posti, ma l'idea che magari appunto questi poi quando sei là ti fermano. E questo è uno dei principali problemi, perché noi non, la signora che ha scritto prima cosa devo fare il 10 marzo, devo andare alle Canarie. Ora diciamo che le Canarie sono in Spagna e al momento la Spagna mi pare di capire che non abbia particolari divieti nei confronti degli untori che vanno a spargere virus in giro. Ma sono mediterranei come noi. Al momento non c'è, ma il problema è proprio questo. Io dico al momento non c'è, perché dal 24 febbraio noi abbiamo avuto ogni ora dei comunicati del nostro ministero dove a macchia d'olio hanno deciso in moltissime nazioni di limitare l'ingresso anche di voli provenienti dall'Italia, non solo. Ma il problema di questa comunicazione che non porta la informazione giusta all'interno è che noi in realtà non sappiamo cosa accade nel momento in cui arriviamo. Arriviamo, sì. Perché? Sì. Perché in molti di questi comunicati c'è scritto verranno prese agiremo di conseguenza a seconda dei casi. Ora, l'isola di Mauritius, ad esempio, da un giorno all'altro si è rifiutata l'arrivo dei voli dall'Italia. Molti di questi connazionali sono tornati indietro. Qualcuno mi dice addirittura che sullo stesso volo quelli che arrivavano dalle zone rosse oppure dalle zone vietate sono dovuti ritornare, mentre gli altri sono scesi. Noi abbiamo dei clienti che sono regolarmente partiti, non parlo di Mauritius, però di altre destinazioni, dove ci informano dall'estero che la situazione è normalissima. Una di queste, ad esempio, è la Spagna, ad esempio. Però il problema è che non vi è certezza di quello che può accadere. Io dico, stiamo calmi, attendiamo quello che accade, nel momento in cui dovesse accadere qualcosa, prendiamo dei provvedimenti. Io sono qui per cercare delle soluzioni, non per piangere della situazione. Quindi, se c'è un messaggio che dovrebbe passare, e questo lo faremo passare gli agenti di viaggio la prossima settimana a Roma, dove abbiamo un tavolo e andiamo a chiedere delle condizioni al ministro, è la corretta informazione e soprattutto dare un vademecum ai clienti di come comportarsi in caso di bisogno. Adesso non per andare a mettere il naso nella casa degli altri, però a Parigi c'è un altro problema, anche loro incominciano ad avere problemi con il coronavirus, però questo pomeriggio addirittura è stata evacuata la Gare de Lyon e ci sono stati decine di arresti perché c'è stata una serie di scontri in seguito a delle manifestazioni per la diaspora congolese. La protesta violentissima aveva nel mirino Falli Ipupa, una star del rap congolese considerato vicino all'ex presidente. Poi, insomma, quindi voglio dire anche i francesi che come sempre hanno anche loro le loro, insomma, facciano gli affari loro. Beh, allora, notizia tra l'altro proprio sui francesi è che addirittura il Festival di Cannes pare che chissà ma perché non avranno bei film probabilmente, per cui allora... Allora, la signora Vitis ha fatto una bellissima battuta sulle varie pestilenze che pur non avendo la corona hanno fatto tante più vittime, allora io dico viva la monarchia. Boh, insomma, se voleva farmi un complimento doveva dire viva l'impero. Già. Tra l'altro, io sono imperiale, non monarchica. Scherzo, io non sono niente, sono italiana. Faccio vedere anche non ho il coronavirus. Anche il nuovo libro di Edda Vitis che si intitola Trieste 1719, Jacques Coccal. Quando gli Asburgo scoprirono il mare. Allora, è passato tutti i nazionalisti in Europa tranne la grande Merkel,
la Francia sia adeguata. C'è poi anche il caso, molti dicono che è quasi impossibile che in Germania abbiano così pochi casi, essendo una delle nazioni che ha più rapporti con la Cina, e qui ritorna il discorso che fanno molti, semplicemente noi lo diciamo. Noi lo diciamo, gli altri probabilmente non lo dicono, insomma questo è anche... Se posso inserirmi, sì, come no? Io stamattina guardavo il mio sistema di prenotazioni e ho visto che ci sono dei voli regolari dalla Germania verso la Cina. Ah, ecco, vedi. Cioè non tutti i paesi dell'Europa hanno bloccato i voli da e per la Cina. Per cui, voglio dire, non so come si siano comportati anche loro per ciò che concerne la misurazione della temperatura negli aeroporti e la diffusione dell'eventuale virus. I miei amici, anche tuoi, questa truppa di triestini che va a vedere, che gira per i festival cinematografici, sono andati al festival di Berlino e hanno viaggiato con un aereo pressoché vuoto, vedevo oggi le immagini, e credo che la temperatura gli è stata presa a Venezia, sì, se non mi sbaglio, forse anche in Germania, ma questo francamente non posso no, dire. Quando sono arrivati, ma adesso che arrivano la temperatura a Venezia gli viene presa, per cui insomma è anche, sì, c'è un impazzimento generale. Ma posso, mi reinserisco e chiedo scusa, credo che il nostro paese sia stato il primo in assoluto a introdurre delle misure tra virgolette cautelative, certo, per chi viaggia dall'Italia, per cui onestamente tutto è comprensibile in una situazione del genere, però voglio dire, la chiusura in questo momento nei confronti degli italiani questo che vanno all'estero è abbastanza aberrante, è un accanimento, sì, ma io non lo so, forse ci saremo anche colpevoli di aver comunicato male certe informazioni e non aver fatto recepire nel modo giusto il messaggio, però ragazzi hanno chiuso mezzo mondo, non si spiega, io non me lo spiego. Io vabbè, mio papà avrebbe detto che abbiamo perso la guerra, ma questa è una cosa che lascio a quelle generazioni. D'accordo, ma noi per certe destinazioni siamo la prima presenza. Sì, sì, la prima, sì, sì. La prima, in Spagna ci sono 34 casi, bene. La prima presenza, cioè ci sono delle destinazioni dove gli italiani, non voglio far nomi, Mauritius, Maldive e Seychelles, io credo che se voi andate a vedere i resort, i migliori resort sono quelli dove vanno gli italiani. Quindi privarsi anche di una presenza di turismo italiano, che è un turismo ricco, che è un turismo che porta anche del denaro, mi sembra una cosa incredibile. Scusami ancora una cosa, ho letto prima un messaggio dove scriveva è più importante la salute o il denaro. È un gatto che si morde la coda, voglio dire. Sì, diciamolo, certo. Nel senso che per comprare le mascherine ho bisogno del denaro, per andare a farmi una visita ho bisogno del denaro, non si può vivere senza il denaro, mi si spieghi come si fa. Ok, allora lasciamo stare per il momento teatri, aerei, scuole, meno spostamenti si fanno, più usiamo le mascherine, più sicuri stiamo. Io non sono tanto d'accordo su lasciamo stare per il momento teatri, aerei, scuole, poi dopo ritorniamo partendo proprio da quest'ultima considerazione. Allora, ultima fascia di questa puntata di Ring. Allora, questo pomeriggio è stato, forse costano di meno le vacanze nei prossimi mesi. Può essere? Devo rispondere? Sì. No, costeranno di più. Ecco, stavo per dirlo anch'io. Allora, questo pomeriggio, nostro ospite durante la diretta straordinaria che abbiamo fatto, c'è stato anche il presidente delle, appunto, se nelle altre azioni il virus non è stato trovato non è perché non lo hanno cercato, può essere. Esatto. C'è stato anche il direttore artistico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Franco Però, che analizzando appunto quello che è successo questa settimana
ha dato dei dati abbastanza, sono stati, nelle zone interessate dalla chiusura delle attività teatrali sono stati, sono saltati, diciamo così, 7.000 spettacoli, 7.000 sono stati gli appuntamenti che sono saltati, ma in Germania 80.000 casi di influenza, ma solo poco più di 400 testati con tampone. Anche qua 80.000 casi di influenza nascondono casi coronavirus. Boh, insomma, ma non credo che questo, non credo siano dati equiparabili, ecco, insomma, però sicuramente qualcosa faranno. Boh. In più, il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha detto un'altra cosa, e forse anche su questa c'è. Dice, c'è un effetto come anche psicologico, nel senso che anche gli altri teatri di zone non interessate dal contagio in questa settimana, diceva, hanno registrato cali di affluenza, certo, eccetera. Quindi adesso sarà necessario fare degli appelli a tornare a teatro, anche per vincere questo tipo di atteggiamento, perché mi immagino che quando uno comincerà a tossire non sarà soltanto Gabriele Lavia che scenderà e che darà quattro papini, ma probabilmente anche la gente in platea. Quindi voglio dire, c'è anche questo da tenere in considerazione, no Andrea? Beh, soprattutto in una città come la nostra, che per fortuna esistono tantissimi anziani, dico per fortuna perché fanno la differenza, soprattutto nella qualità e nella scelta del teatro, cioè la tosse fa parte dei copioni ormai, se noi cantiamo e sentiamo, no, cantiamo di quella pira, ormai già va a ritmo? Cioè, sì, a ritmo, ormai hanno imparato a tossire, no, voglio dire, una battuta, però è vero, no? Allora non è che potremmo andare appunto in giro col flit, no? A schizzargli in bocca agli abbonati. No, quello che vi dico veramente, no, perché adesso la paura, allora vuol dire, se noi dal giorno 2 torniamo tutti a lavorare, torniamo tutti a teatro, qual è la differenza tra il giorno 1 e il giorno 2, voglio dire? Allora sdrammatizziamo veramente, certo, continuiamo a vivere, perché la vita è un dono meraviglioso, una cosa fantastica, godiamoci la vita. Questo non vuol dire essere superficiale, non considerare il problema se c'è un problema, ma vuol dire anche non fare drammi dove non esistono e continuare a vivere. Troviamoci a teatro, viaggiate, andate al cinema, leggete i libri della signora Viditz, insomma, e guardiamo Bosazzi. Beh, ma tu sei protetto qui, sei dietro le telecamere, ecco. Sì, anche i miei libri sono disinfettati. No, veramente, perché si sta diventando... Al Verdi, domenica scorsa, c'era Barberino, teatro strapieno. Cos'è Barberino? No, Barberino, al Verdi. Scritto. Ah, sì, le lezioni di storia, probabilmente. Ah, le lezioni di storia. Barbero. Sì, Barbero. Sì. Ah, è bravissima. Sì, strapieno, guarda. E noi avevamo Mozart anche, dopodiché basta, insomma. L'ultima recita è stata, sì. Che non dovevate mettere... Sì. Non dovevate mettere, come si chiama quella l'opera che a me non piace? L'auto magico. Mi sembra che tu sia diventato tanto caos per un'influenza, la sarà anche pesante, ma sempre influenza, certo. Sveno, Idisi, quanti, sega ciapalli, influenza stagionale, vabbè, questo anche, bisogna andare cauti anche con queste, certo, anche sì, con queste cose, perché non si possono fare confusioni. Non dico niente, cioè non faccio delle gaffe se dico che Chiara, tu hai una figlia adolescente, non faccio una gaffe. A 25 anni, sì, per... Qualcuno adesso può fare anche i calcoli. Sì, ma voglio dire, beh, complimenti. Sì, no, appunto, appunto. Ne viene fuori più di bene. Prego. L'atteggiamento delle generazioni. Io ho letto in alcuni casi dove dicevano: ma come? I giovani vanno con la mascherina, eccetera, invece le persone anziane sono un po' più gagliarde, eccetera. Che atteggiamento? Non so, ne parlate, no, immagino, no, anche a casa. Di questo? Sì. Sì, ne parliamo, però devo dire che non noto assolutamente nessun tipo di preoccupazione. Problemi. Peraltro mia figlia è qui a Trieste, ma ha tantissime amiche che stanno a Milano e che, in virtù del fatto che hanno chiuso le università, eccetera, sono tornate indietro, sono tornate a Milano, ma non, cioè, allora, io ho avuto, non so se è capitato anche a voi in questi giorni, per certi aspetti una strana sensazione di, in certi momenti mi son chiesta veramente, ma dove succedono queste cose? Lascia stare le zone rosse dove chiaramente... Però ho avuto la sensazione di una divulgazione di notizie che non corrispondevano alla verità, alla realtà, alla verità,
Mi è sembrato per certi aspetti veramente di vivere una sorta di, in un film, non saprei dirti se dell'orrore o del, di che cosa. Di quei film di fantascienza da camera. Sì, perché veramente ti viene da dire... No, vedevo che il nostro camera non aveva un momento di cedimento. Beh, non so se strutturale. Siamo noiosi per questo, Anche un po' però c'era abbastanza... Ma non ha tossito per cui... Perché vedevo la città abbastanza... Cioè, ma un sì, grasso, no, i parcheggi erano fantasticamente vuoti, liberi, per esempio. No? La piazza Unità libera, martedì grasso, voglio dire, cioè il deserto, no? Per cui in qualche maniera questa cosa ha sicuramente preoccupato e influenzato non poco. Ma allora, sicuramente le misure che sono state prese poi probabilmente sono state, anzi sicuramente probabilmente, non so, ma insomma sono state l'annullamento del carnevale, sì. Per l'amor di Dio. Sicuramente che verrà sono ripreso, state... mi sì, sono... sì non... è stato sospeso, posticipato, poi ci sarà una... Anche il mio premio è stato posticipato, questo è un altro discorso. Però ecco, forse... Forse la... insomma... No, vabbè, sì, sì, aspettano che me lo danno più, insomma, vabbè. Oh, si allora... è sparso un po' di panico, di un po' di angoscia, terrorismo, sì. Non inutilmente. Ma è che più la sparano grande, più viene recepita. Sì. La notizia che non fa notizia, non è, questo... più anche il fake. Recepiscono adesso più le notizie fake che le notizie vere, certo, si può dire. Certo. È spaventoso. Non più so. Che altro non riesci a capire no, qual è l'una e qual è l'altra, sì. Per no, cui più che altro, la gente... discernimento. No, là c'è un altro problema per quel che riguarda i fake, io ne ho letto uno, l'altro ne ho letto uno ieri. Noi che abbiamo gli strumenti riusciamo appunto, a capire che quella era una roba veramente che non stava né in cielo né in terra, eccetera. Ci sono quelli che in realtà ci credono. Circolava anche un audio. Non so dove è registrato, sì, sì, giustamente anche la regione ha detto no, adesso si denuncia certo. chi mette in giro chi beh, mette in giro queste voci. Quanto può da un punto di vista, questa è una domanda che faccio a tutti magari, quanto può da un punto di vista proprio della percezione, per esempio le immagini delle tensostrutture davanti agli ospedali, no? Che sono state messe preventivamente perché servono soltanto a trovare uno spazio dove poter sistemare le persone che avessero dei problemi in attesa del tampone e dei risultati. Però certamente nell'immaginario collettivo ti danno l'idea appunto di una situazione come quella descritta, che anche da fantascienza, eccetera. Rimangono quelle immagini oppure secondo voi questa... La nostra è una società che, come dire, inghiotte tutto, digerisce tutto e magari quando la cosa sarà allentata ci si dimenticherà delle tende? Ma io penso che è una cosa logica, certo. Che se c'è un'emergenza ci sono le tende, quindi non devono preoccupare quelle, anzi se si vedono lì mezze cadenti, diciamo beata loro, vuol dire che nessuno le adopra. Questo sì, questo è no, veramente, quindi... Sì, sì. Preoccuparci di quello è... Io credo che la comunicazione sia virale, per cui la viralità e la velocità con la quale viene trasmessa l'immagine e subito dopo ne arrivi un'altra, faccia sì che la prima venga dimenticata. Cancellata sì, non è un caso. Guardavo l'altro giorno un sommario di quello che erano le notizie del 2019, se andassi a rileggere tutto quello che ci hanno trasmesso nel 2019, tra la bomba atomica e in Corea del Nord, cioè ci siamo già dimenticati di queste cose, fortunatamente. Quindi ci dimenticheremo anche di questo. Sì, ma poi oggi sono stata a fare uno screening... con la mammografia che si fa in un container, per cui insomma francamente ecco, io non lo sapevo, oggi l'ho fatto, sono arrivata a San Giovanni e ho detto dove devo andare e c'era il container, cioè, perché giustamente è una cosa che poi in teoria è mobile, per sì. cui quindi insomma a sì, me sì, francamente poi. Le tende non danno, anzi è sicuramente una misura logica e giusta, sì, perché giusto, se c'è sì. il dubbio di una sì, contaminazione non me lo porto dentro in ospedale, ma... Ma scusate, anche il fatto di questa chiusura di questa prima settimana, ma logico, c'è una perdita enorme di soldi, cose, però è una cosa fatta bene sì, sì. perché possono vedere i pochi
che circondano una persona. Logico che se lasciavano aperto il carnevale, lì c'era un caso, quello magari contagiava mille di loro. Invece uno magari va in palestra, sì, solo due o tre persone vicino, si sa che quello è andato lì, ha tre persone che può aver contagiato. Io, se mi permettete, non sono molto d'accordo, nel senso che l'isolamento porta solo a ritardare il fenomeno. Nel senso che se io mi isolo... Sì, ho capito. Cioè, ho capito. Non faccio altro che ritardare un fenomeno. Non è che io curo il fenomeno. Ferma. Però è una mia visione delle cose, personalissima. Come la mia. Sì, però siccome il virus mi si dice che ha un periodo di incubazione e comunque fermare per una settimana un'intera città in attesa che non venga trasmesso potrebbe solo ritardare, la mia visione personale, magari sbaglio... Ecco, guarda, proprio noi in incubazione di 14 giorni noi siamo fermi da 7. Sì. Quindi o prendiamo... Non sono un virologo, non sono un medico, per cortesia non mi giudicate male, però nella mia testa, da agente di viaggio, quando si fa una mossa del genere, o si ferma veramente in qualche modo, e qualcuno mi spieghi poi come andare ad agire nel momento in cui ci si ferma, perché allora c'è un antidoto, c'è una cura? Allora, noi ci fermiamo, mi sta bene, 7 giorni, potrebbero essere molti, pochi, questo non lo so. Però la sensazione è che abbiamo ritardato un qualcosa, non è che l'abbiamo curata. Ora, usciamo per strada e una risata ci seppellirà, nel senso che basta, insomma, vediamo di vivere. Una cantata ci seppellirà. Quello che è. La risata ci piaceva. La risata, sì, ma io la cantata più... di Binetti. No, ma dovevo dirlo perché ormai... Non viene partito. Ci sarà, no? Oh, tra l'altro, ecco, questo potrebbe essere anche un dato curioso, nel senso... i viaggi costeranno di più, cioè adesso vabbè, presumibilmente i viaggi costeranno di più. Allora, nel senso che offerta e domanda, non parliamo di mascherine, parliamo di viaggi. Se c'è molta domanda e poca offerta, che è quello che noi prevediamo nel breve futuro, alcune destinazioni con tutta probabilità o manterranno gli stessi prezzi o si adegueranno al rialzo. Laddove c'è stata una crisi, una chiusura e dovremmo riprendere dei rapporti con questi paesi, con tutta probabilità costeranno di meno, ma bisogna vedere se in futuro il cliente che ha deciso di non andare adesso in quella destinazione perché è chiusa vorrà tornare a breve tempo. Quindi la comunicazione dovrà essere fatta in entrambi i sensi. Perché io mi chiedevo, volevo fare un'altra domanda eventualmente, cioè se... quello, peccato che le tende una volta smontate finiscano in discarica. Vabbè. No, volevo chiedere invece, cambierà comunque le nostre vacanze? Oppure fondamentalmente... Allora, questa è una domanda che adesso... questo è un altro dato, il pronto soccorso è vuoto. Sì. E molti dicono, significa che molti di quelli che andavano riempiono prima. andavano inutilmente. Eccetera. Quindi questo è anche vero. Degli aspetti positivi. Non abbiamo mai avuto casi positivi di coronavirus in Friuli Venezia, a creare l'emergenza sul nulla vergognoso. Ok, vabbè. Mi chiedevo questo, è un discorso che si è fatto molto spesso, no? Cioè cambieranno le nostre vacanze, dopo l'11 settembre si è detto cambieranno le nostre vacanze, eccetera, magari sì, che ne so, si resterà di più in Italia, no, non lo so. Eventi di questo genere poi cambiano anche le abitudini o fondamentalmente alla lunga, come in questo caso, quando l'emergenza finisce, si ritorna come prima? O forse non è questo che fa cambiare le nostre abitudini? Io non ho una risposta da darti. Se avessi una risposta da darti, te la venderei a caro prezzo. Quello che io immagino è che cambieremo noi, nel senso che pian pianino, come sono cambiate le misure di sicurezza dopo l'11 settembre del 2001, caso non paragonabile a questo, sì. Con tutta probabilità cambieranno anche i livelli di attenzione per quanto riguarda questa tipologia di epidemie e noi stessi potremo incominciare a pensare che si renderà utile vivere la nostra igiene durante i viaggi, gli approcci a certe destinazioni in un modo diverso. Non credo che cambierà il modo di viaggiare, forse integreranno dei controlli per chi viaggia e magari ha delle alterazioni. Non so, vorrei immaginare che in futuro
si misurerà la temperatura corporea, anzi ogni volta che passi sotto un metal detector. Però non so se cambieranno radicalmente le abitudini di viaggio. Quindi io da ipocondriaco sarei sempre in viaggio con gli occhi, mi misuro la temperatura. Quello che mi piacerebbe. Con verdone. Quello che mi piacerebbe cambiasse è l'attenzione del consumatore nei confronti dell'acquisto dei viaggi e si desse più importanza alla filiera. Mi spiego. Ognuno di noi ha la possibilità di accedere alla multicanalità. Oggi chi ha acquistato un viaggio online dovrà rivolgersi direttamente al fornitore online. Per un viaggio leggermente più complicato, un tour dell'Australia, sì. non è così semplice. Allora, è in questi momenti che si vede la professionalità di chi agisce e chi opera nel settore. Certo. Punto numero uno. Punto numero due. Come diceva la collega che si occupa di cinema e di eventi, c'è un lavoro dietro tutta questa cosa. La preparazione di un itinerario per un viaggio importante non è un copia e incolla di un catalogo, è una cosa che i miei colleghi, sui quali lavorano, c'è un lavoro. Dobbiamo imparare a capire che questo ha un valore che si tramuta anche in un prezzo, ma non tutto si compra. Signori miei, la professionalità non si vende, non la trovate al chilo in un supermercato. E vorrei concludere dicendo, collegandomi a quello che dice Andrea Binetti, quando un viaggio, uno spettacolo salta, non è una scatola di pomodori che tu puoi mettere a magazzino per rivendere tra 15 giorni. L'avete perso, l'opportunità è stata bruciata perché il servizio viene reso nel momento in cui si consuma. E c'è lavoro e programmazione lunga. Quindi è importante che questi concetti passino sia al governo, allo Stato e alle autorità competenti che devono imparare a capire lo sforzo che la filiera fa nel poter organizzare soprattutto i viaggi che dall'estero arrivano in Italia, quello che si chiama turismo incoming, è il cliente che si rivolge ai professionisti debba comprendere che hanno una vita e che anche se la salute è più importante del denaro, allora è la stessa cosa che vale per loro, anche per loro la salute è più importante del denaro. Mentre parlavi, una signora chiedeva se si sa come si sta comportando nei nostri confronti Singapore. Accettano solo le belle signore. C'è anche una canzone. Singapore. Vi saluto, belle signore. Sì. Io per queste informazioni qui, siccome le informazioni cambiano ogni 5 secondi, consiglierei a questa persona di digitare il sito della Farnesina, Viaggiare Sicuri, dove ci sono gli alert, e vedere punto per punto tutte le novità che vengono aggiornate, non dico in tempo reale, comunque, ma quasi. Perché, scusami, non saprei cosa dire in questo momento. Ho capito. Chiara? Volevo dire una cosa, perché mi ha fatto switchare lui su... Allora, proprio i nostri amici e colleghi che sono appena tornati da Berlino, ho parlato con diverse giornaliste che erano fuori, hanno detto, per esempio, quest'anno, rispetto agli anni precedenti in cui c'era il timore del terrorismo, eccetera, niente metal detector. Cioè prendevano la temperatura, quindi bisogna secondo me stare attenti anche a questo tipo di... Cioè in questo momento il problema è la temperatura, per cui se vieni al cinema, se vieni, non so, io mi immagino Venezia, il Palazzo del Cinema, dove sai benissimo che si passava con il metal detector, le borse, quello, quell'altro, eccetera, adesso... A Berlino mi dicono tutto questo non c'era, mentre ti prendevano la temperatura. Inventeranno un metal detector che ti prende anche la temperatura. Diciamo che questo mi preoccupa quasi più, perché si abbassa la soglia su delle problematiche, su dei... Ho sentito una barzelletta in francese in merito a quello che stai dicendo, ma ve la risparmio. Il compte plus en italien che l'éternu, donc en arabe avec les sacs. Ok? È vero, cioè stiamo girando il focus su altre problematiche. Sì, la febbre del sabato sera. Oh, c'è un dato con cui possiamo arrivare anche avviarci verso la conclusione. In questi giorni
non soltanto la regione con una serie di spot. Tra l'altro ho dimenticato di dire prima, la regione ha coniato anche uno slogan ed è aperto per vacanze, quindi si sta muovendo questa necessità che ha sottolineato l'ANCI di, come dire, io ho detto stamattina, forse un po' esagerando, rifarsi il make-up a questo punto, rifarsi il look. Però in questi giorni si sentono anche dei discorsi, come dire, dei consigli, ti dicono appunto lavatevi le mani, tossite, non tanto sulla mano, perché se uno tossisce sulla mano, di quasi sempre la destra tra l'altro, ho notato, ma tossite sul gomito, eccetera, eccetera, soffiatevi il naso, buttate via subito il fazzoletto di carta, tutte queste cose qua. Sono dei consigli, diciamo così, di igiene personale, che sono consigli di igiene personale che noi li sentivamo. Io già da quando sono nato sentivo questa cosa. No? Ma non tutti i ragazzini, si vede che adesso le sentono, perché i genitori sono troppo assenti. Quindi veramente, è anche da una parte, dal male viene fuori qualcosa di bene. La gente si imparerà a essere più Ciò è tanto pulita, vero che stamattina io ho parlato con il dottor Furlani, il quale mi ha detto, guarda, fa presente questo dato. Questi sono appunto consigli che la mia generazione, insomma, noi mettevamo in atto. Poi ho anche il complesso del procione, per cui mi lavo le mani continuamente. Sì, sì, poi figuriamoci. Però dice, siamo stati portati a non metterli in pratica, perché tutti quanti dicevano, boh, vabbè, ho un po' di raffreddore, c'è il Vivin C, ho un po' di febbre, c'è la tachipirina. Ecco qua, il coronavirus utile per riprendere le buone abitudini, le buone abitudini igieniche. Fai dopo, no, alla fine questi, e torna secondo me in un quadro complessivo che ci fa, come dire, scoprire cose che non sapevamo, tipo appunto quello che sta dietro la cancellazione di uno spettacolo. Una cosa è morire col coronavirus e una cosa è morire per il coronavirus. Ecco, siamo proprio bom. Finora sono morti solo pazienti defedati o molto anziani. Non è che questo sì tranquillizza qualcuno, ma insomma sarebbe meglio che sta cosa non ci fosse, insomma. Difatti in alcuni casi questo è stato anche sottolineato. Dicevo, riscopri certe cose, scopri certe cose che non sapevi. Quindi voglio dire, diventa anche un po' difficile raccontare il momento, perché sì, insomma, perché io non mi sono mai trovato di fronte a una cosa del genere. Neanche io, ma nessuno di noi, credo, no? No, credo proprio di no, perché non risulta una cosa così, nemmeno quando c'era, cos'era, la mucca pazza, quell'altro un po'... Creutzfeldt-Jakob, sì, mucca pazza, H1N1, ci sono state più epidemie negli anni, c'è stata quella dei polli, che non mi ricordo adesso, la SARS. Cinese che ricordavi tu io prima. Io prima di arrivare in Italia nel 1988 sentivo il cugino di mio padre, mi diceva, oh, adesso in Italia abbiamo la cinese, se andate a scovare, cercate Italia, influenza cinese 1988, ho scovato un articolo di Repubblica dove parla, l'italiano sta a letto con 40 di febbre, vuol dire che questa cinese da qualche parte se la sono inventata? No. Sì, sì. H3N2, mi pare di capire, però il ceppo dell'epoca. Però io ricordo, non penso fosse la mucca pazza, io ho in mente l'immagine della regina madre che, arrivata da qualche parte, doveva pulirsi le suole delle scarpe. In Nuova Zelanda? Non lo so, insomma, non so dove fosse, mi ricordo questa cosa qua. Diventava più folcloristica la narrazione di questa, forse perché non c'erano appunto tutti questi fenomeni. Qui veramente c'è ma la mucca pazza, scusa, regina madre? Sì, a Trieste diria che più che mucca pazza gallina vecchia fa buon brodo. No, ma a parte questo, la mucca pazza era perché si mangiava della carne avariata, ma da contaminata. Insomma, però lì era più diventava più folcloristico il racconto. Io mi ricordo appunto, vedi, la vecchia che se però insomma sono le 11, ancora tutt'oggi in Nuova Zelanda, in alcune zone, e in Botswana, per passare da una regione all'altra,
per problemi non tanto di mucca pazza, mi pare di capire, ma di afta epizootica o epizoica, non so come si pronunci, devi mettere i piedi in queste ancora sì, e devi pulire le scarpe per evitare il contagio di passare da una regione all'altra con questo. Ma ad esempio una cosa normale è che in Australia tu non possa arrivare con certi cibi freschi, certo. nemmeno in Nuova Zelanda, per cui delle misure ci sono già. Questo ha ovviamente rincarato la dose di molto. Allora io ringrazio i nostri ospiti, siamo in chiusura, non ci sono, Luca dai un'occhiata per favore, se ci sono delle novità in ansa per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, se è stato deciso qualche cosa di particolare. A me non risulta da la stanno facendo lunga. Sì, non c'è niente, no Luca? No, boh. Allora, probabilmente ne sapremo di più domani. Io ringrazio i nostri ospiti, e Davidiz, Juan Pablo Grando, Chiaro grazie. Mero ed Andrea Binazzi per essere stati con noi. Grazie. Tornate al cinema. E anche a teatro, tornate vi prego. Al cinema, tornate a teatro, viaggiate, comprate, e leggete, comprate, sì. e comprate i libri. Noi ci vediamo con domani già alle 7. C'è Marco Stabile che oggi ha una specie di branda da qualche parte perché dorme qua, e alle 7 ci sarà Vincenzo Rescigno, poi domani e sabato c'è Lorenzo Pilat, perché appunto bisogna anche, come dire, qual è il verbo che io arrivo a quest'ora e già non so, bisogna drammatizzare, ed affrontare le cose con la serietà giusta. Bene. Grazie a tutti, buonanotte, e ancora grazie agli ospiti e ai telespettatori.